nelle puntate precedenti. Attenzione arbitro, fischia all'inizio della partita, allora si comincia. Attenzione allora, lancio lungo di Morellato. Attenzione, Pancaro sbaglia, allora Marconi da solo è a porta vuota e la butta dentro. Off Samuel esce bene, Off Samuel trova un gol bellissimo. Allora, dopo tante Champions, com'è fare la sesta qui con noi, con la New Dreams? Per ora sono solo un pochino nervoso. Ma d'altronde calcio per vincerla devi buttarla dentro. Quindi, altrimenti... Anche nella vita, no. Mi dissocio, ragazzi. Dacci tu 5 motivi per il quale una ragazza dovrebbe volersi fidanzare con te. Ci pensare? Non lo so. Qual è la squadra che temete di più? Allora, a me piace la pizza. Allora, il mio pronostico è 1-2. Ah, ok. Il tuo? Il mio 1-0. Vedremo le sorti di questa partita. Vediamo la classifica odierna dopo le 4 partite trascorse nelle 2 puntate precedenti. E allora sta per cominciare la quinta partita di questa Champions Dream League. In maglia rosa abbiamo la New Dreams Legends con in campo Fedebis, Boroboro, Axos, Costa Curta, Billy e Achille Costa Curta e Dani Five. Mentre in divisa rossa e bianca per la Roma Calcio a 5 abbiamo Sig Tank, Mazzei, Franceschini, Morellato, Bea Martini, Lioba Bazzan. E allora fischio dell'arbitro, si parte, si comincia, palla in possesso della New Dreams Legends che spazza via il pallone, attenzione. Attenzione Boroboro che si appoggia, tiro da fuori di Dani Five, niente da fare, palla fuori. Riparte allora la Roma Calcio a 5 con Franceschini, occhio, vediamo se riusciranno a costruire qualcosa di importante, a trovare il primo gol. Occhio allora alla Roma Calcio a 5, prova a costruire ma gli spazi sono molto stretti. Attenzione Boroboro prova ad andare in pressing ma la palla resta alla difesa della Roma Calcio a 5. Rilancio andato a vuoto. Attenzione, riparte la New Dreams Legends con Fedebis che si appoggia a Costa Curta, a Billy. Occhio Billy allora che prova al lancio, bellissimo questo scambio. Allora Boroboro che viene anticipato, mamma mia. Allora occhio, Achille può provare il tiro ma cicca totalmente il pallone. Allora riparte, la Roma calcia a 5 ma la palla va fuori. Riparte la New Dreams Legends con Achille che passa la palla, all'altro Costa Curta, Billy. Occhio allora Boroboro. Bellissimo passaggio in avanti che viene però anticipato da Franceschini, palla fuori. Riparte la New Dreams Legends. Occhio allora, numero 9 che prova un tiro scarpazzato. Presa facile per Sig Tank che rilancia il pallone che viene però stoppato dalla New Dreams Legends. Attenzione Boroboro prova il tiro. Mamma mia che anticipo da parte della Roma Calcio a 5 che riparte in contropiede ma Billy Costa Curta caccia via il pallone. Riparte la New Dreams Legends con Billy Costa Curta che si appoggia a Fedebis. Prova a rilanciare il pallone, non riesce a stoppare, non riesce ad agganciare Boroboro, allora palla fuori. Riparte la Roma calcio a 5, con Sig Tank che si fa anticipare, allora occhio, tiro di Achille, palla fuori, cosa ha sbagliato, occasione mangiata. Può tirare un sospiro di sollievo la Roma calcio a 5. Riparte la Roma calcio a 5 con Franceschini che imposta l'azione ma si fa anticipare da Billy che la manda fuori, niente da fare. Occhio allora a Franceschini che prova a impostare l'azione di gioco per la Roma calcio a 5 che però viene anticipato da Boroboro. Attenzione che prova a passare, Murato, e allora si riparte, contropiede, occhio allora, numero 9, prova ma brutto rilancio, palla fuori. Rimessa laterale per la New Dreams Legends, parte Billy Costa Curta che si appoggia a Boroboro, allora occhio che può provare ma nulla da fare, ci ha provato Dani Five, palla fuori. Riparte la Roma calcio a 5 con Sig Tank che si appoggia a Franceschini. Franceschini prova a passare, passa il pallone al numero 24 la Roma calcio a 5 che però sbaglia, così può ripartire la New Dreams Legends con questa rimessa laterale, batte Dani Five. Occhio a Dani allora che si appoggia al suo compagno di squadra che ha sostituito Billy Costa Curta, prova un rilancio, bruttissimo, palla fuori. Riparte la Roma calcio a 5 con Franceschini allora che si appoggia
Vediamo se riusciranno a costruire questa importante azione per trovare un importante gol. Non manca molto, bellissima, passa così. Allora attenzione, può provare ad avanzare ma sbaglia tutto, niente da fare per Biondo. Calcio d'angolo allora che sarà battuto da Biondo, attenzione, avanza Morellato. Vediamo se viene servito, servito Morellato, vediamo, la ripassa a Biondo. Allora Biondo prova a cercare Franceschini in mezzo ma viene anticipato, palla fuori, assedio da parte della Roma calcio a 5 che vuole trovare a tutti i costi il gol. Si parte allora, attenzione, Biondo viene fermato, fallo secondo arbitrino. Allora calcio di punizione dalla metà campo per la Roma calcio a 5. È entrato Federico Marconi che batte questa punizione, non c'è molto tempo. L'occhio Bea Martin, mamma mia, bellissima finta, palla per Morellato, scambio con Bea Martin che ci prova, ma il portiere dice di no, riparte subito, attenzione, il numero 10 della New Dreams Legends prova ad avanzare, brutto passaggio che non viene capito, allora può ripartire la Roma calcio a 5, mamma mia, quanto è dinamico questo match, riprende il pallone, Dani Five che si appoggia, occhio al numero 10 che prova, palla di poco a lato, occasionissima per la New Dreams Legends. Occhio allora con Bea Martin, riparte Roma calcio a 5, passaggio per Federico Marconi che prova a passare, attenzione, ma viene fermata la sua avanzata. E allora ci prova Bea Martin che si appoggia per Biondo sulla fascia, attenzione Biondo, prova un passaggio che ora viene intercettato. E allora ancora palla in possesso per Morellato che ci prova ma la palla viene spinta via, palla fuori. Calcio d'angolo per la Roma calcio a 5, batte Bea Martin, manca veramente pochissimo. Attenzione Morellato che si fa però anticipare da True Bomber. Allora Boro prova il passaggio, viene intercettato Marconi. Ridà la palla a Sick Tank e la spazza via, bruttissimo anticipo, un errore dopo l'altro in questa partita, palla fuori, manca pochissimo. Occhio Axos allora, che non c'è più tempo, finisce la partita 0-0 tra New Dreams Legends e Roma calcio a 5. Gli MVP della partita scelti dalle nostre giornaliste a bordo campo sono Federico Marconi e Dani Fai. Allora, ciao ragazzi, siamo qua con Biondo, come sta andando? Bene, il torneo bene, siamo primi. Ok, sono primi, quindi la classifica procede bene? Sì, penso, di mentoria ora abbiamo la semifinale e poi si vedrà. Ok, le tue prestazioni in questa partita, queste partite come sono? Perché non le hai viste? No, le ho viste. Come ti senti? Bene, no? Sono l'unico della squadra che ha segnato, è un grande onore. Per tanto tempo sono stato anche l'unico del torneo ad aver segnato, non è più così. Quindi visto che i tempi ora dureranno di più proverò a farne qualche altro gol, insomma, perché... Tu ce la farà secondo te a fare qualche altro gol? Ma io sono più... io triplo di più. Faccio io l'assist a lui adesso, gli restituisco il favore. Ora si restituiscono i favori. Vabbè, grazie ragazzi. Allora, rieccoci qua, questo è il pronostico Elite contro Gemels. Come andrà? Ma per me è 2-1. Ok, per me è un bel pareggio, 1-1 e ci siamo, vedremo. Ho chiamato tutti a tifare i gialli, però io non li sento tifare per i gialli. Forza gialli! Forza gialli! Forza gialli! Io ci provo, ma non hanno tanta voglia di fare loro, mannaggia. The Gemels contro Elitz. In maglia verde con sopra una pettorina i The Gemels, in maglia gialla invece gli Elitz. Vediamo insieme come si schiereranno le due squadre. Gli Elitz tra i pali Dario Picardi, in difesa Fusgaber e Omar, a centrocampo Harry Lazza, in attacco Mirko e Simone Crispo. In panchina a dirigere il tutto Mister Tatino. I The Gemels invece schiereranno tra i pali Instakeeper, in difesa Isabo e Mattia Munda. A centrocampo William Lapresa, in attacco Nick Pirlo e Marco Munda. Mister Nicky Passarella e le Gemels. Vediamo insieme chi avrà la meglio ed eviterà i playoff, dentro o fuori, che trascorreremo insieme live nella prossima puntata. E allora fischia, si comincia. Palla subito per Nick Pirlo, prova a gestirla, la lancia in avanti per Lapresa. Bellissimo lo stop ma non riesce a concretizzare l'azione. Allora parla per Dario, Om la spazza, prova verso Crispo ma la perde ancora, Crispo riesce col tacco, la perde ancora, allora c'è Pirlo, qui Marco, ancora Pirlo, bella la palla sempre per William, la presa, il tiro da fuori, sfiora il palo sinistro, nessuna preoccupazione per il portiere Dario Picardi che riprende il pallone, la passa a Mirko, bello il controllo palla, la lancia per Crispo, poi Fius, dietro Fius però, bello il dribbling su Nick Pirlo, senza fallo. E allora ancora Fius gestisce il pallone, palla indietro verso Om, Mirko si fa vedere, viene servito di prima per Dario. Come giocano gli Elitz, questo è calcio, bello il tiki taka, però devono cercare di andare avanti per concretizzare l'azione. Om lancia ma c'è rimessa laterale, Crispo si fa vedere, chiede il pallone, Fius lo ignora e allora c'è Harry, anzi no, la passa per Crispo, bello lo schema, paratona il portiere e allora può ripartire in contropiede con Nick Pirlo, vanno avanti The Gemels, il tiro di Pirlo, palla per Om,
cerca di pensare a cosa fare, la passa a Crispo che ha un bel controllo, poi cerca il passaggio, lo sbaglia, bellissimo recupero da parte di La Presa che la passa a Isabo, palla indietro, il retropassaggio per il portiere che non può prenderla con le mani, la passa per Marco Munda, ancora, però Crispo la intercetta, c'è Harry, va Harry, ancora Murato ma riesce a tenere il pallone, Harry ancora, va sulla fascia sinistra, Harry, Isabo chiude e sarà rimessa laterale, va Harry, prova a servire Fiusso ma diventa un assist per William La Presa che può ripartire, va avanti scattante, prova la Veronica ma Fius Gamer la prende, che difensore, e qua home, calcio Chapin da parte degli Elitz, va, palla rimane indietro per Dario Picardi, la passa per Harry che fa un altro retropassaggio, qui rischiano ma bello il disimpegno di Dario, e allora Fius va con il tiro da fuori, la palla esce, non rientra nello specchio della porta e quindi ancora 0-0, però c'è Pirlo ci prova, alta, da lì non è facile, c'è Crispo che viene servito, vediamo se farà una delle sue giocate, va Crispo sulla fascia sinistra, ancora Crispo, il mancino fuori, bella l'intenzione ma meno l'esecuzione, palla per Isabo, prova a dribblare a Rilazza che riesce a tenere il pallone ma non guadagna la rimessa laterale. Allora sempre il pallone per i The Gemmers. Ma attenzione, Isabo ha subito un colpo, male alla schiena, come al pallone d'oro di TikTok Italia. Isabo si fa male. E qui purtroppo Isabo ha preso un forte colpo che gli ha impedito di continuare il match. Non riusciva nemmeno a camminare, ma per fortuna siamo riusciti a portarlo fuori dal campo e a chiamare i soccorsi. Ma sembra che riesca a continuare e allora la passa verso Nick Pirlo che prova un lancio alla Pirlo in avanti per Mattia Munda davanti al portiere. Che occasione! Gestisce il pallone bene, bellissimo il passaggio in avanti, ancora Pirlo, 1-2, si inceppa e qua c'è una mano, poi Villa l'ha presa il tiro! Ora va con i piedi, ancora lo schema per Crispo, prova di nuovo il tiro da lì, sempre fuori. Va, palla per Isabo che sembra essersi ripreso dall'infortunio di prima. Ancora Villa l'ha presa, c'ha energia per correre, c'è Pirlo libero, non viene servito, Fius! La stoppa, ma palla ancora per il Gemmers, tiro da fuori. Va avanti Isabo, imprendibile Isabo, ancora Isabo, la passa sulla fascia sinistra, cross in mezzo e tiro al volo! Occasione clamorosa, può ripartire subito con Crispo! Non riesce a colpirla bene, occasione da entrambi le parti. E allora Pirlo ancora, lancio alla Pirlo, palla indietro, Fuse Gamer la butta su per Crispo, passaggio eccezionale, Crispo va sempre sulla fascia sinistra, Crispo murato da Isabo. Calcio d'angolo, va Crispo, c'è Home che si fa vedere al volo, Home la tira, troppo angolata sulla sinistra, però poteva essere una grande occasione. Dario prova a impostare con il mancino, palla per Harry che si incespica, va William davanti al portiere, William, Dario, miracolo, ma che portiere abbiamo, con lui in porta, è impossibile segnare, a meno che non sei off Samuel. E allora si va, The Gemmels provano dall'angolo, c'è Mattia Munda libero, viene servito Pirlo che sfiora, e allora rimessa laterale, corre Ivan SG che la passa dietro, nuovo innesto per gli Elitz che può cambiare le sorti di questa partita, bello il doppio passo, mamma mia che tecnica, palla per Harry Lazza, dietro per Omma di prima, ma purtroppo non riesce a indirizzare bene il pallone, allora Nick Pirlo senza perdere tempo va verso la rimessa laterale, palla in avanti, e c'è Mirko che non fa passare nessuno. E allora arbitrino fischia e la partita finisce 0-0. Piena di emozioni, piena di azioni, ma nessun gol. E quindi primi nel girone passano i Pirla SV, secondi i The Gemmers e terzi gli Elitz. Gli MVP di quest'ultima partita dalla fase gironi sono Instakeeper e Omar. Chi verrà eliminato? Scopriamo le 4 squadre che si sfideranno ai playoff nella prossima puntata. Qual è il tuo pronostico? Scrivilo nei commenti. Com'è andata la partita? Ti vedo un po' arrabbiato. Potevamo fare di più, abbiamo un po' di difficoltà in attacco, ma speriamo di... C'è una prossima, vero? Spero. Penso di sì. Vabbè, se no andiamo a mangiare la pizza tranquillamente, andiamo via. Ho visto che ti sei fatto male, cos'è successo? Sai, quando sei il più forte è normale che poi la gente cerca di farti del male. E quindi mi hanno tirato una gomitata, ma poi mi sono ripreso subito, dai. Ok, dai, meno male, sono contenta. Cercheremo di migliorare lì, dai. Dai, bene, spero che la prossima partita migliorerete, allora. Grazie per aver seguito il video, lasciate un like, seguiteci e non aspettate troppo tempo per nuove partite, perché ne arriveranno presto. Grazie.